la macchina per scrivere portatile, lettera 22. La lettera 22 ha, a mio avviso, due principi importanti, che sono quelli della portabilità e della usabilità. È all'interno di un contesto in forte cambiamento che anticipa l'arrivo della società liquida, poi teorizzata da Bauman, e che adesso, tra l'altro, è già stata superata, no? Dall'avvento di una società ancora più liquefatta, che potremmo definire, se andiamo per ordine di stadi, ancora una società gassosa. Quindi è interessante l'approccio da un punto di vista proprio concettuale, perché il design deve sempre servire all'uomo. Oggi, logicamente, un progettista non ridisegnerebbe la lettera 22, oggi dovrebbe rispondere ad altri canoni, ma entrare nel pensiero di chi l'ha progettata, quindi Beccio per l'aspetto meccanico, Nizzoi per la parte di design, ci dà una linea guida molto importante. Ci sta dicendo che dobbiamo vivere il tempo che viviamo, trasformare l'oggetto in qualcosa di utilizzabile dalle persone e magari anche indirizzargli la strada. Questo valore intrinseco che ha la lettera 22, che non è solamente formale o solamente meccanico, è un valore concettuale, fa sì che dopo 70 anni la lettera 22 rimanga un'icona del design italiano in tutto il mondo.